equipaggiamenti e mezzi militari dell'esercito italiano, anche quest'anno in Fiera del Levante. Tema conduttore è l'evoluzione tecnologica dei mezzi e dei materiali in dotazione all'esercito e il loro utilizzo sia per scopi strettamente legati alle operazioni di forza militare, sia in attività di protezione civile. Tra i mezzi presenti il veicolo tattico leggero multiruolo Lince, il veicolo blindato medio Freccia, il battello pneumatico Zodiac e il Ducato Ufficio Mobile, utilizzati anche in attività di soccorso alle popolazioni colpite da catastrofi o nell'attività di monitoraggio delle attività dei trasporti strategici. Testimoniare la propria vicinanza alla popolazione, illustrare le opportunità professionali e occupazionali che offre questo corpo militare, ma anche testimoniare la grande importanza che l'esercito dà allo sport, con un'area dove giovani e meno giovani hanno potuto cimentarsi direttamente in attività dinamiche e interattive. Questi gli obiettivi della presenza dell'esercito italiano alla 82esima Fiera del Levante. Anche in questa fiera, così come nelle altre in Italia, l'esercito italiano mostra quello, una piccola parte di quello che può fornire in termini di mezzi tecnologici, di armi sofisticate e in termini anche di componente umana, perché la componente umana rappresenta per noi la massa di gravità, l'elemento sul quale anche le autorità politico e militari nostre stanno gravitando recentemente per poter adeguarsi ai nuovi cambiamenti. L'esercito italiano dispone di uno strumento operativo e logistico in grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza, dal fuoriarea, dove in questo momento siamo impegnati in molti teatri di operazioni, Afghanistan, Libia, Iraq, Somalia, Gibuti, eccetera, ma non solo questo, ma sul territorio nazionale. Per garantire la sicurezza ai cittadini stiamo svolgendo in questo momento l'operazione di strade sicure, che è nata 10 anni fa in concorso con le forze di polizia, e dal nostro intervento in poi durante questi 10 anni la criminalità organizzata è diminuita di più del 30%.